Buongiorno ragazze, ben ritrovate sul mio canale, ben ritrovate in questo nuovo video. Allora, come ogni mese noi rinnoviamo l'appuntamento con la collaborazione fra me e Luisa del canale Il Magico Mondo di Megami, che ormai conosciamo tutti quanti. Quindi innanzitutto mando un grandissimo bacio a Luisa. Grazie Luisa come sempre per questa collaborazione, a parte che mi diverto, cioè mi piace troppo. Poi purtroppo ogni volta non riusciamo mai a portarla per inizio mese, però la solfa è sempre quella. Questo mese abbiamo deciso di portare, di riportare le domande dei preferiti del mese, come facevamo lo scorso anno, cioè questo ciuffettino ribelle. Ecco, dicevo, i preferiti del mese, visto che comunque ormai sono 6 mesi che non facevamo più questo tipo di collaborazione, quindi abbiamo deciso appunto di riportarlo questo mese e purtroppo a causa mia lo stiamo portando così tardi, purtroppo questo mese, vabbè, è sempre quella insomma la situazione. Non voglio dilungarmi troppo, non voglio farlo durare troppo perché ne avevo girato un altro, ma in verità, cioè era lungo 28 minuti, non mi sembrava il caso, quindi cercherò di arrivare al succo. Allora, iniziamo subito. Questa è la collaborazione per quanto riguarda il mese di giugno, quindi io vi risponderò alle domande inerenti al mese di giugno, cioè le domande sono sempre quelle, le risposte sono inerenti al mese di giugno. Quindi iniziamo. Io, come sempre, sono fornita della mia agendina. Allora, prodotto doccia del mese. Allora, come prodotto doccia del mese abbiamo, oddio, scusate, ho scoperto questo shampoo della Elvive, Elvive di L'Oreal, ed è il Dream Long. Questo va benissimo per i capelli lunghi e capelli lunghi danneggiati, quindi è un ottimo shampoo, devo dire, ammorbidisce parecchio, non appesantisce. E in più comunque rende il capello veramente pulito. Di solito ci sono quegli shampoo che un pochino appesantiscono, invece questo no, devo dire che io lo trovo ottimo. È stata una scoperta, devo dire, ottima. L'ho consigliato anche a mia cugina, immaginatevi. E niente, questo è già il secondo che utilizzo, che compro, quindi scusate. E quindi mi sono trovata bene e l'ho voluto prendere. Andiamo avanti. Profumo del mese. Allora, profumo del mese, io ho fatto l'acquisto da mia cugina perché le dissi che lo volevo e lei sinceramente me lo ha fatto trovare a inizio mese, appunto del mese di giugno, anzi in realtà era a fine maggio. E quindi ho preso, grazie a Luisa, perché io avevo l'olio di questa tipologia, l'olio corpo, solo che io odio avere l'unto sul corpo, e quindi Luisa mi ha consigliato il profumo perché appunto la profumazione era ottima e mi ha consigliato appunto il profumo. Come potete vedere è già consumato per metà, quindi dovrò praticamente ricomprarlo, ed è quello al Monoi. Vediamo se riuscite, forse vi verrà al contrario in fotocamera, credo. Comunque è l'olio del Mono, il profumo, l'eau de toilette, sì, del Mono Dietetti. E parlando appunto con Luisa, lei mi consigliava che il profumo era una cosa eccezionale, infatti confermo Luisa, grazie per il consiglio. Terza domanda, essenza o candela preferita del mese? Allora, come ben sapete, io sono affezionata alle candele dell'IKEA, quindi questo mese ho utilizzato, ve le faccio vedere chiuse perché comunque io quando vado all'IKEA cerco di prenderne due o tre pezzi per parte, quindi questo mese voglio consigliarvi queste due candele, e sono quella alla pesca e quello alle pesche e agrumi, eccolo qui, e questo qui al gelato. Credo che sia fior di latte, è buonissimo, sono dolcissimi, sono leggermente profumata, nel senso che sì, si sente il profumo in casa, un profumo dolce in casa, però non è pesante. Quindi io vi consiglio queste tipologie di candele che sono ottime. Terzo acquisto del mese. Allora, nel mese di giugno ho fatto diversi acquisti, tra cui l'Ovonici, che però ho acquistato ad aprile ma mi è arrivata a giugno.
E poi ho acquistato delle cosine da Angela Smile e da Lucia di Scrapping Bag e da Benedetta Orlandi di Bibi Rose Life. Quindi voglio farvi vedere queste cosine. Sono tutte a tema cancelleria. Allora, da Angela Smile sono... Aspettate che devo prendere questo. Da Angela Smile, oltre a i diversi stickers, ho preso questo fiocchettino magnetico olografico sul rosa e ho preso questo astuccio che è in collaborazione con Manuela Menozzi, che saluto. Ragazze, vi saluto tutte, un bacio a tutte quante. E quindi questo è grafica interamente disegnata da Angela Smile e l'assemblaggio dell'astuccio è stato fatto da Manu Menozzi della pagina Facebook Stitch by Stitch Handmade Creation. Poi ovviamente nell'info box vi lascio tutte le informazioni, quindi queste due cose sono di Angela Smile. Poi ho preso questo fiocchettino insieme ad altre cosine da Lucia di Scrapping Bag, l'ho preso dal negozietto Etsy, quindi diciamo che è un po' come se avessimo inaugurato il negozietto, mentre da Benedetta di Bibi Rose Life non potevo non prendere all'apertura del negozietto il charm gattuso, quindi io adoro i gatti, voi lo sapete, avendone due sono un'amantissima dei gatti, quindi ho preso appunto il charm gattuso che ho attaccato all'agenda che ho utilizzato comunque nel mese di giugno, che è quella di Nila 85. Quindi questi sono i miei acquisti di giugno. Ok, andiamo avanti. Allora, oddio, scusate, pagina Facebook o sito del mese. Allora, a giugno senza dubbio ho seguito molto la pagina Facebook di Glitter Lab, in quanto Anna Maria, ormai sappiamo chi è Glitter Lab, chi è Anna Maria, era in procinto di creare appunto gli stickers per Robonici. Dato che voi sapete che io sono pazzamente innamorata di Camilla, volevo assolutamente vedere le uscite appunto degli stickers per Robonici di Camilla. Quindi ho un po', diciamo, stalkerizzato la pagina. Anna Maria, non me ne volere a male, ma io sono la cliente più rompiscatole, lo so. Anche perché ogni tanto le avanzo certe richieste, certe cose, e lei mi accontenta sempre. Tipo Camilla che stira, grazie, però purtroppo io stiro e purtroppo bisogna anche segnarlo sull'agenda che si stira. Andiamo avanti, prodotto di cartoleria o di decorazione del mese? Allora, come prodotto di cartoleria preferito, diciamo, del mese, vediamo un po'. Io indubbiamente penso che sia Lobonici, quindi... Mi guardavo intorno perché ne ho talmente tanti che ho preso, però mi rendo conto che ne devo portare solo uno. Questo qui, Lobonici, è stata una scoperta, quindi il prodotto indubbiamente preferito del mese è appunto Lobonici. Io mi ci sto trovando, diciamo, non male. Certo, lo spazio è quello che è, però non è che ci devo scrivere la mia vita su Lobonici, quindi o Bonici. Poi, decorazione preferita del mese. Allora, la decorazione preferita del mese invece sta qui. Allora, dov'è? Eccola qui. Oddio, no, non è. Eccola qui, trovata. Eccola qui. Allora, come decorazione preferita del mese, indubbiamente questa è la mia decorazione preferita ed è quella del, diciamo, di inizio giugno. E mi piace il fatto di aver applicato questo washi con i cupcake. Ecco qui. Troppo carina. Poi ci ho usato un sacco di cosine di Camilla, quindi tutto dire. Ho dimenticato, perché ci tengo a metterlo, oltre a Lobonici come prodotto preferito, volevo mostrarvi l'astuccino che ho preso da Lucia. Di Scrapping Bag è questo astuccino olografico troppo carino che Lucia gentilmente mi ha fatto molto simile a quello di Luisa, quindi è un astuccino che si inserisce appunto all'interno dell'agenda ed è molto carino poi perché ci ha messo anche questo fiocchettino e mi piace moltissimo, quindi anche questo come prodotto
come prodotto dei cartelli di decorazione del mese. Sempre acquistato il mese di giugno, anche quello. Poi, decorazione ve l'ho fatta vedere. Cosa più bella del mese? Allora, la cosa più bella del mese indubbiamente è stato il Big Geek, ovvero la fiera del fumetto, dove io per la prima volta ho portato il cosplay. Sì, lo so, sono una pazza, però mi piaceva troppo l'idea. Poi, sinceramente, l'idea di non sentirmi a disagio è stato molto bello. Certo, per strada, perché io sono partita praticamente da casa di mia madre vestita, è stato un po' imbarazzante, però devo dire che c'è stata una signora molto tenera e carina mentre cioè, entravamo in auto, che ci guardava e faceva: "Complimenti, siete bellissime, siete bellissime". Allora gli abbiamo spiegato: "Signora, noi stiamo andando alla fiera del Vuoto, brave, fate bene". Ma per noi è stato un piacere, perché poi eravamo tutte vestite, io, mia madre e mia sorella. E io ero vestita, anzi, in realtà io, mia madre, mia sorella e Gabriel. Io ho portato Daenerys del Trono di Spade. Ho vestito Gabriel da Drogon. Mia madre era vestita invece da Minou, il cartone animato La piccola Minou, la signora Minou. Non so se c'è qualcuna della mia età che ha visto il cartone animato. E mia sorella invece ha portato un personaggio di una serie TV su Netflix, che si chiama The OA. Non so se qualcuno di voi lo segue, magari scrivetemelo nei commentini, così insomma, racconto a mia sorella che c'è qualcun altro che conosce la serie. Purtroppo io non la conosco, non l'ho mai vista, però devo dire che ha partecipato alla gara e ha vinto mia sorella. Sono stata molto felice per questa cosa. Poi, cosa più brutta del mese? La cosa più brutta del mese è che gli ultimi giorni di giugno abbiamo scoperto che i gatti avevano la dermatite. E non si capisce bene da dove e come l'abbiano presa, però purtroppo hanno la dermatite, quindi sono passate ormai 2 settimane e tirano ancora i segni della dermatite, perché comunque il maschio si è praticamente creato una macchia, una voragine senza peli qui, e comunque con il caldo comunque si arrossa la zona, invece la femmina incomincia a star meglio. Però è stato tremendo all'inizio, perché io avevo paura fosse micosi, quindi li ho portati subito dal veterinario, che mi ha rassicurata. Cibo preferito del mese. Allora, come cibo preferito del mese, indubbiamente vi dico il sushi vegetariano. E quindi ho scoperto praticamente da un paio di mesi il piacere del sushi, e quindi mi piace molto il sushi e cerco di andarmelo a mangiare una volta alla settimana, anche se in realtà in questo momento preciso non potrei, perché sono a dieta da marzo praticamente. Però ormai ho perso la bellezza di 14 kg, quindi ci sta, una volta alla settimana il sushi ci sta. Poi, cibo preferito del mese, anzi, ricetta del mese. Indubbiamente, come ricetta del mese, dato che comunque sono a dieta, la cosa più prelibata e gustosa è sicuramente, ritornando al sushi, il roll con patate dolci e cipolla fritta sopra. È ottima, perché comunque la patata dolce è messa all'interno dell'alga, poi c'è l'insalata e poi c'è il riso intorno, e sopra viene messa anche la cipolla fritta. Io l'adoro. Purtroppo l'ho trovata soltanto in un ristorante qui a Bari che la fa, ed è il mio ristorante al momento, il mio ristorante preferito, ed è quello dove vado di solito. Poi, film o telefilm del mese. Allora, il film del mese indubbiamente è Aladdin, perché siamo andati al cinema a vederlo, perché ho portato Gabriel per la prima volta, quindi è stato bellissimo. Quindi Aladdin tutta la vita. Bellissimo, è stato veramente bello, bello, bello. Quindi nel mese di giugno il mio film preferito sicuramente Aladdin. Quanti di voi lo hanno visto al cinema? Mettetemi tanti pollicini. Poi abbiamo aggiunto una domanda, abbiamo deciso di aggiungere una domanda, ovvero manga preferito del mese. Questo mese vi voglio portare questo manga qui, è un J-pop, credo che si chiami Shoujo, no, è uno shonen manga, eccolo qui. È praticamente la storia di questi ragazzi che frequentano le medie, che
Praticamente sono la protagonista è una ragazza, diciamo, di successo nella sua classe, ha molti amici, molto estroversa, eccetera, eccetera, però a casa si trasforma in un'altra persona perché la mamma è sempre fuori per lavoro, il papà non c'è mai, e quindi lei si occupa delle faccende domestiche, pulizia della casa, cucinare, provvedere al fratellino più piccolo, e quindi diventa tutta un'altra persona, molto più responsabile. Diciamo che a scuola è una diva, a casa diciamo una specie di Cenerentola, ecco, però non che sia costretta a farlo, ma cioè, ovvero, no, è costretta a farlo, però ovviamente non c'è nessuno che le dà ordini, è una cosa che comunque lei per una questione di responsabilità fa. Mentre poi c'è quest'altro ragazzo che si chiama Miyamura, il suo cognome è Miyamura, mentre la ragazza si chiama Ori Kyoko, e il ragazzo si chiama Miyamura, e niente, a scuola è un ragazzo timido, introverso, molto, molto asociale, devo dire, e mentre fuori è un ragazzo un po' più spigliato, pieno di tatuaggi, con tutti i piercing, solo che a scuola lui ovviamente va sempre con maglie lunghe e con i capelli lunghi perché per non far vedere i fori sulle orecchie, quindi nessuno a scuola sa del suo segreto se non per due o tre suoi amici proprio stretti che lo hanno visto purtroppo mentre faceva la doccia. Quindi nel numero 3, che è quello che appunto vi porto, nel numero 3 appunto poi loro si incontrano già dal primo manga, e nel numero 3 invece poi la vicenda diventa un po' più interessante perché Miyamura si, come si dice, confessa di che le piace appunto Kyoko, quindi inizia a dirle mi piaci in un momento in cui lei ha la febbre. Poi diciamo, da questo punto in poi incominciano un pochino a legarsi di più i personaggi, anche se avevano già intrecciato una specie di amicizia un po' più ristretta. Ok, questo è per quanto riguarda Ori e Mia. Molto carino, devo dire, molto fluida anche la lettura. Andiamo avanti, sono 16 minuti. Descrivi con una parola questo mese. Allora, questo mese è stato strano perché noi abbiamo avuto il freddo per le prime 2 settimane di giugno, poi è esploso il caldo tutto d'un patto, tutto d'impatto, e adesso siamo arrivati praticamente a luglio che stiamo morendo di caldo. Quindi strano, è stato molto strano meteorologicamente parlando. Per il resto devo dire che non è stato malvagio. Io sono arrivata alla fine di questo video, ringrazio ancora Luisa, vi saluto, vi mando un grande bacio, grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, se vi fa piacere condividete i nostri video, andate a guardare, mi raccomando, anche il video di Luisa, ovviamente nell'info box vi lascio le informazioni, ci vediamo al prossimo video, un bacio, grazie a tutte, ciao!